Si è chiusa a Torino con una prima condanna e 12 rinvii a giudizio l'udienza preliminare dell'inchiesta chiamata Last Banner del dicembre 2019. Protagonisti alcuni ultra della Juventus che erano stati accusati di estorsione ai danni della società juventina e di violenza privata contro altri tifosi, ancora autoriciclaggio e violenza privata nei confronti della società bianconera perché ricattata per avere biglietti per delle partite all'Allianz Stadium e gestirne poi il bagarinaggio. C'è stata una condanna, tre patteggiamenti, 12 rinvii a giudizio. Il Tribunale di Torino ha anche assolto quindi tre ultra e due sono stati prosciolti perché il fatto è di lieve entità. Il GIP del Tribunale di Torino, Stefano Vitelli, ha condannato uno degli ultra con rito abbreviato a 2 mesi e 20 giorni, imponendogli anche una provvisionale per la Juventus per più di 2.000 euro. La società bianconera ha già comunicato l'intenzione di destinare l'eventuale indennizzo complessivo in beneficenza all'Istituto Oncologico di Candiolo. Gli altri 12 imputati sono stati rinviati a giudizio e per loro il processo comincerà il 30 settembre. Tra gli assolti figura anche l'ultra valenzano Roberto Drago, capo dei Viking, perché estraneo ai fatti. La Digos di Torino lo aveva arrestato insieme ad altri capi ultra nell'operazione che all'epoca si sviluppò tra Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. Per lui è arrivato finalmente il verdetto pronunciato dal Tribunale di Torino, che è di assoluzione. Non ci fu estorsione alla Juventus.